Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla terza e ultima giornata della Innovation Arena. Spero che arrivino un po' più di persone. Di solito quando capiscono che stiamo per iniziare i lavori un po' di persone arrivano. Questa mattina iniziamo con un dibattito che sarà molto acceso e molto divertente e istruttivo. Parliamo infatti di investimenti. E parliamo di investimenti sui meta search. Cerchiamo di capire che cosa possiamo fare come operatori turistici per investire meglio e bene il nostro denaro. Per far questo iniziamo con un keynote introduttivo, seguirà poi dibattito. Per quello si definisce un imprenditore seriale, mi piace l'imprenditore seriale in ambito travel, cioè Marco Baldan, fondatore di Nozio. Marco, tutto tuo. Bon, grazie a tutti per essere qui oggi a questo convegno. Intanto ringrazio l'organizzazione per aver invitato Nozio a fare da relatore a questo convegno su un tema, e ringrazio anche Giancarlo perché il tema che ha associato a Nozio è un tema forse tra i più delicati e i più discussi dell'ultimo periodo. Perché ci sono tante opportunità, ma dall'altra parte ci si domanda appunto quanto possa convenire. Allora, io sono Marco Baldan, sono il CEO fondatore di Nozio, che è l'azienda che si occupa di digital marketing per l'hotellerie più anziana del mercato europeo. Abbiamo iniziato a lavorare nel 1996, abbiamo 22 anni di competenze e da sempre noi ci occupiamo di supportare gli albergatori nella vendita diretta. Prima lo facevamo per cercare di bilanciare la distribuzione tradizionale, quindi bypassando le agenzie e i tour operator. Da quando è arrivato internet ci siamo dedicati ad aiutare gli albergatori a bypassare le grandi OTA. Sono anche fondatore di Azhotel, che è una delle più dinamiche start-up in ambito travel dell'ultimo periodo. Azhotel è una piattaforma per gestire le campagne pubblicitarie su AdWords e sui meta search aiutati dall'intelligenza artificiale. Poi ho anche fondato da 5 anni una piccola guest house con mia moglie, proprio per mettere in pratica anche tutte le competenze che in questi anni abbiamo acquisito. Andiamo, diciamo così, all'ambito. Allora, intanto facciamo un piccolo excursus di quando abbiamo iniziato a parlare di meta search, quali sono stati il timing importante, diciamo così, gli step principali sull'ingresso nel mercato di questi strumenti. Allora, nel 2010, all'epoca i meta search non erano ancora aperti ai siti ufficiali, quindi a promuovere le tariffe disponibili sul sito web dell'albergo. E in un pannello organizzato dalla BTO, alla presenza anche del capo del travel europeo di Google. Informiamo che sta per avere inizio in sala Tiglio, Hall 6, seminario dal titolo Australia, analisi della capacità di attrazione del mercato e delle caratteristiche della domanda. Un pannello dove abbiamo stimolato i grandi meta search, c'era Trivago, c'era Google, a capire che era il momento per aprire la finestra di disponibilità lasciata alle OTA anche ai siti ufficiali, se non altro per un semplice motivo economico. Se Booking e le grandi OTA investono 1,5 miliardi all'anno, ad esempio su Google, per promuovere 1 milione di hotel, significa che sostanzialmente investono di media circa 1.500 euro ad hotel all'anno sui motori di ricerca. Beh, gli alberghi direttamente possono investirne molto di più. Possono arrivare ad investire, come nel caso dei nostri clienti, anche cifre che superano i 50, 60, 80 mila euro all'anno di campagne pubblicitarie sui meta search. Quindi pensate il volume d'affari nascosto che c'è per i grandi meta search nel momento in cui i siti ufficiali
capiscono che possono portare a casa prenotazioni convenienti e incominciano ad investire in pubblicità. Questo ovviamente ha aperto una finestra che prima non c'era, tant'è che da quel momento in poi, prima Trivago, poi TripAdvisor e alla fine Google, hanno aperto la possibilità di promuovere le tariffe dei booking engine, dei siti ufficiali degli hotel nei loro meta search. Poi c'è stato un altro momento importante che è stato nel 2014 qua in TTG, dove anche lì abbiamo organizzato un panel alla presenza dell'Head of Travel di Google Nicola Simeonato, di Giulia Remita di Trivago, dove abbiamo appunto approfondito se questi strumenti che nel 2010 abbiamo avviato funzionavano, ma funzionavano non nel senso portavano risultati o non la portano, funzionano nel senso se le tecnologie che nel frattempo si era attivata, questo collegamento tecnologico tra i booking engine, tanti, centinaia di booking engine in giro per il mondo, con questi meta search, se questa tecnologia era stabile, se si riusciva a mostrare bene il prezzo e che era il prezzo giusto, eccetera. E se questa, e se in una visione futura questi strumenti che oggi tecnicamente funzionano potevano in futuro funzionare anche in termini di risultati e di valore generato agli hotel. Oggi, dopo 4 anni, quindi non è stato un percorso breve, sono 8 anni che il meta search per i siti ufficiali si è inserito nel mercato un po' alla volta, ma questa velocità non è data dalle nostre capacità tecniche in quanto di fornitori di booking engine, piuttosto dalla capacità dei meta search di generare i risultati, perché tecnologicamente va bene e i meta search i risultati li portano, perché se li hanno sempre portati alle OTA non c'è motivo perché questi risultati non li vadano a portare anche ai siti web. La velocità è data dal tempo lungo che ci mettono gli albergatori a comprendere l'efficacia di certi investimenti, perché comunque oltre magari a non appoggiarsi alle aziende giuste per fare questi investimenti, sono sempre restii e un po' bloccati a fare degli investimenti che non siano pago la commissione per avere il cliente. E quindi oggi ci troviamo proprio a capire se questo strumento funziona in termini economici per gli hotel. Allora, la prima cosa che diciamo è che andiamo a capire all'interno del funnel di acquisizione, cioè del percorso che fanno i consumatori per ispirarsi, la parte alta è la parte dell'ispirazione, per poi scegliere il trasporto e l'alloggio e poi fare la prenotazione. Questo è il percorso che si parte e si arriva poi alla prenotazione. E vediamo che i meta search si inseriscono sia nella fase di ispirazione, alcuni meta search di più, altri meta search di meno. Sicuramente un TripAdvisor si posiziona anche a livello di ispirazione. Google si sta inserendo anche lui con la sua piattaforma Google Destination o la sua app Google Trips, si sta posizionando lì sopra. Si posizionerà lì sopra anche col Google Assistant, perché l'assistente vocale di Google gli potremmo chiedere, e oggi gli stiamo già chiedendo, ispirami su un bel viaggio che mi piacerebbe. E l'assistant sta incominciando a dare i suggerimenti anche a livello ispirazionale. Però i meta search sicuramente hanno un ruolo fondamentale nella scelta dell'alloggio, cioè che è la fase, diciamo così, più critica, perché lì entra proprio la logica della comparazione di quell'albergo rispetto a un altro, piuttosto che del prezzo che quell'albergo ha. E poi alla fine arriva anche nella fase di prenotazione, perché molto spesso prima di chiudere una prenotazione, dopo aver già scelto l'alloggio, l'utente va su Trivago a vedere qual è il posto migliore per comprare quella camera. E se non trova che il posto migliore è il sito dell'hotel,
lui andava a prenotare da MoMA, da Agoda, da Booking, da Late Rooms, dall'All Travel e bla 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 bla. E quindi capiamo quanto noi aziende che supportano gli albergatori e voi albergatori possiamo in un qualche modo dedicarci a intercettare gli utenti in tutte queste fasi. Nella colonna di destra ci sono invece tutti gli altri strumenti che in un qualche modo partecipano a fianco ai metasearch a portare il viaggiatore dall'ispirazione alla prenotazione. Chiudo questa schermata dicendo che il metasearch, ancor prima di dire quanto conviene, capiamo che è importante, perché c'è dappertutto, dalla fase ispirazionale alla fase della prenotazione. Bene, ma quanto conviene investire nei meta? Bella domanda. Posso non rispondere? Invece rispondo, cioè può costare tanto, cioè spendo 100 euro e ne incasso 300, vuol dire che la mia incidenza è del circa il 33%, che se paragonata all'incidenza di Booking e Company siamo in alto mare, cioè sono più convenienti le OTA a questo punto, ma abbiamo anche punte del 22%. Quindi con un'incidenza che è infinitesimamente più bassa rispetto a quella delle OTA. Ma perché c'è un gap così ampio? Cos'è che lo determina questo gap? È determinato da una serie di condizioni, quindi non da una condizione. Sarebbe troppo facile e forse non saremo qua. Da una serie di condizioni che assieme l'albergatore col suo ufficio Booking e le aziende che si occupano di gestire le campagne sui meta devono saper creare, perché se non le creano l'investimento non porta i risultati. Quali sono queste condizioni ottimali? Qui abbiamo riepilogato, diciamo così, le quattro principali. La prima, la più scontata, la competitività tariffaria. Cioè, se in un meta search io non mi presento con la tariffa più bassa o la migliore, perché a parità di prezzo offro condizioni di cancellazione, eccetera, diverse, non riuscirò minimamente ad essere appetibile. Anzi, è molto probabile che l'utente vada sul meta search, clicchi sul nostro link del sito, anche solo per vedere il sito, e quindi mi mangi un click, ma poi sapendo che il prezzo migliore non ce l'hai tu, torno indietro, torno su Trivago o su TripAdvisor, clicco il link dell'operatore che ha il prezzo migliore e chiudo la prenotazione da un'altra parte. L'altra chiave è l'ampia disponibilità per la vendita diretta. Sappiamo che le OTA hanno la capacità, anche se ultimamente questa capacità si sta riducendo, di bruciare la vostra disponibilità in poche ore, pochi giorni. Quindi noi dobbiamo saper tener dura la nostra disponibilità, perché il nostro sito ufficiale ha dei tempi un po' più lunghi per chiudere la prenotazione, perché non fa leva su tutta una serie di emozioni, di leve emozionali e di urgenze che le OTA mettono. Cioè le OTA ti mettono l'urgenza di prenotare. I siti ufficiali non lo fanno, ma non lo fanno anche perché non è etichetta, diciamo così, quella di spingerti fortemente a prenotare immediatamente. Quindi noi dobbiamo avere la fiducia di sapere che la prenotazione ci entrerà e quindi di riuscire a bilanciare in modo intelligente la disponibilità attraverso ad esempio dei channel manager che offrono funzioni di questo tipo, cioè che al ridurmi del mio inventario, a ridurre la capienza del mio inventario, io decido di chiudere dei canali che so che me lo brucierebbero velocemente per tenerlo aperto sui canali che invece acquisiscono il cliente un po' più lentamente di una OTA. Continuità e perseveranza dell'investimento. Quando accendi la spina dei meta search devi spegnerla solo se hai un rendimento pessimo, perché come
un pacchetto azionario in borsa, investire in borsa costantemente a comprare e vendere, cosa da professionisti che stanno alle aste costantemente. Noi invece che non siamo, diciamo così, noi albergatori, non siamo così immediati in queste azioni, preferiamo investire con una modalità che mi dia un rendimento forse leggermente più basso, ma duraturo nel tempo. E per poter ottenere questo dobbiamo avere perseveranza nell'investimento, cioè non sospendere le campagne, perché le campagne poi si ottimizzano attraverso gli algoritmi che aziende come nostre, con la piattaforma che usiamo, o gli stessi Metasearch mettono a disposizione. Dopo avremo una schermata che vedremo questa cosa. Poi c'è la razionalizzazione dei contratti B2B e eliminazione dei contratti B2B2C. Anche questa è un'azione, forse è la più forte che bisogna fare. Ma una delle ragioni per cui l'utente prenota laddove c'è il prezzo migliore e più basso, oltre che la lavaprezzo, è perché quando hai tanti distributori fai tanta confusione all'utente, l'utente quindi si disorienta e l'unica leva in quel momento che si sente che funziona su di lui, l'unica leva persuasiva, è il prezzo. Quindi in tutto sto casino di tariffe e di distributori io mi indirizzo dove c'è il prezzo più basso. Quindi bisogna avere molti meno distributori e lavorare con quelli che in un qualche modo ci garantiscono più o meno la tariffa stabile, diciamo così, quella che ho pubblicato con il channel manager. Poi avere strumenti e competenze al proprio fianco per l'ottimizzazione continua. C'è il bid management, cioè l'acquisto del click all'interno dei Metasearch viene effettuato attraverso un'asta costante, e per poter gestire questa asta vi dovete affiancare ad aziende che abbiano strumenti e competenze capaci di biddare su questi click. Perché se voi aprite le campagne su Trivago e nessuno le gestisce, è il disastro, ma non per colpa di Trivago. Per colpa del fatto che noi ci siamo presi carichi di un ambiente sul quale non abbiamo le competenze per fare gli interventi necessari perché la campagna funzioni. La prima punto, competitività tariffaria. Quale situazione tra queste ha la migliore proprietà per convertire? Questo è il caso di un albergo sono due casi. Questo a sinistra è un albergo che nel 45%, questa è la comparazione del suo prezzo del sito ufficiale dentro la sua scheda dei Metasearch. Quante volte il tuo prezzo era competitivo rispetto agli altri tuoi distributori? Questo è un caso di un albergo che il 45% delle volte aveva il prezzo migliore, il 4% delle volte aveva lo stesso prezzo e il 51% delle volte aveva il prezzo più alto sul sito ufficiale rispetto a un altro degli distributori. A destra invece c'è un caso dove c'è il 93% di prezzo migliore sul sito, lo 0% di miglior prezzo uguale e il 7% di di prezzo più alto sul sito rispetto alle OTA. La domanda è scontata la risposta ovviamente, ma qual è il caso che è più interessante per il viaggiatore da comprare? Quale dei due ha la possibilità di convertire di più? È ovvio che questo si sta giocando, grazie a questa cosa, una buona parte delle opportunità che il Meta sta buttando via, i soldi sostanzialmente delle campagne sui Metasearch. Due, continuità dell'investimento. Questo è un caso di un cliente che nel momento in cui parte con la campagna dà continuità, in questo caso, per 3 mesi. Quando parliamo di continuità, noi diciamo continuità tutto l'anno e tutti gli anni. E vedete che la curva ha degli alti e bassi, ma la tendenza è sempre in crescita. Questo invece è un caso in cui io interrompo l'advertising per un mese. Quindi decido di fare un mese di Metasearch, poi un mese decido di sospenderlo, perché questo è possibile, e poi il terzo mese decido riparto. E vedete che quando riparto sempre da una posizione più bassa rispetto alla posizione di uscita della campagna del primo mese. Perché esco
che ha un ROI alto qui, quando riparto da un livello più basso e devo riprendere il percorso in salita che avevo iniziato. Questa è la somma dei due. È mettere insieme il caso, la linea blu, che è quello che ha dato continuità, assieme a quello che ha fatto l'advertising. E vedete nel mese 3 il gap che io ho perso e che solo un mese di interruzione mi fa rifare la salita che avevo fatto prima. Quindi riparto di nuovo con una posizione che, se avessi mantenuto quel mese, avrei dato maggiore continuità. Razionalizzazione B2B e B2B2C. A sinistra il caso in cui sono pieno di distributori e nonostante io abbia il prezzo migliore, sul, non è proprio il migliore, diciamo, è uno fra i migliori prezzi sul sito, vedete qual è la mia posizione che ad esempio in questo caso TripAdvisor ci riserva. In una situazione di questo tipo, quindi tanti distributori, il mio sito, che sia qui o che sia qui, comunque lo sto annegando in un mare che per l'utente non è così usabile. E rispetto alla situazione di destra, dove in questo caso l'albergo ha razionalizzato i suoi contratti, ha deciso di puntare su meno canali, e che sono quelli che gli garantiscono poi maggiore rispetto del prezzo, e dove offre all'utente che usa il metasearch di TripAdvisor la possibilità di prenotare con qualcosa di molto più semplice da capire. Non deve diventare matto dentro sto mondo qua, perché lì ha poche scelte autorevoli, perché sono tutte scelte il sito web piuttosto che Expedia, Hotels, che danno una garanzia, a differenza di tutta sta roba qua che molte volte entra anche dentro gente che non si è mai vista prima e da un mese all'altro entra dentro questo portale di prenotazione che non ha così una popolarità che fa un bel effetto all'utente. E quindi questo è un altro elemento importantissimo, forse per quanto riguarda i meta il più importante. A questo punto vediamo che i nostri meta ci mettono a disposizione, a noi aziende che ci occupiamo di gestione delle aste del click, tutta una serie di funzioni che ci permettono di personalizzare il bid in funzione di rendere più di aumentare il ritorno dell'investimento della campagna stessa. Qui c'è una tabella dove si vede le funzioni che Google mette a disposizione, quelle che mette a disposizione Kayak, quelle che mette a disposizione Trivago, TripAdvisor e Skyscanner. Di Meta ne abbiamo molti altri su cui lavoriamo, questi sono i principali. E vediamo che non sono tutti uguali, perché ce ne sono alcuni che danno funzioni, altre no, e che c'è la necessità di avere del personale altamente qualificato al nostro fianco per poter biddare secondo dei parametri che diventano sempre più dettagliati. Vediamo anche un'altra cosa, secondo me, da questa slide. Chi è che sta guidando? Qua riconosciamo chi è che sta guidando la macchina del cambiamento. Google ha deciso quest'anno, l'ha già deciso l'anno scorso, di rompere gli equilibri del travel online che lui stesso ha sostenuto in questi 20 anni. Quali sono le ragioni? Io ho delle idee, dopo magari le condividiamo assieme, però qua è chiaro chi sta cambiando le cose. Adesso guardiamo un caso di studio. Qua stiamo parlando di un albergo 4 stelle a Venezia, con la sua situazione tariffaria,
di marzo 2018. Con una parità tarifaria che era solo apparente, dove c'erano scontistiche opache che di fatto davano alle OTA il prezzo sempre migliore, tipo Genius, offerte segrete, offerte geolocalizzate, chi se va. Condizioni non paritarie, le OTA hanno cancellazione gratuita fino a 2 giorni prima, il sito ufficiale a 3. Insomma, 12 tariffe gestite con creatività su 3 canali. Non c'è uniformità, c'è un casino di tariffe, un po' sul sito, un po' sul sito su Booking e Expedia, alcune le ha solo Booking, alcune le ha solo Expedia. Questo di certo non è il modo migliore per presentarsi ai propri clienti, perché quando un cliente viene da voi a chiedervi un prezzo, voi gli date un prezzo. Perché quando l'utente va a chiedere il vostro prezzo, ad esempio su Trivago, di prezzi gliene dobbiamo dare 500? Non lo stiamo aiutando nella sua scelta e non siamo neanche coerenti in termini strategici. Questo era l'obiettivo di ottimizzazione che ci siamo dati con l'albergo e aveva 90 giorni di tempo per poterlo applicare. Qui c'è la forza di lavorare insieme. L'albergo ha paura a fare certe mosse. A fianco a noi cerchiamo di stimolarlo a farle, creandogli quell'ambiente un po' più confortevole per cui lui lo faccia. Ma è semplice. Le tariffe principali, quelle diciamo così che Booking e Expedia bruciano, che sono la free cancellation e la non refundable, io la metto uguale su tutti e 3 i miei canali. Poi sconti, vantaggi, pacchetti sono disponibili solo sul sito ufficiale. Elimino la tariffa solo room only, esco da genius.com. Già dire esco da genius.com rischi di vedere l'albergatore che cade dalla sedia e non manco ci pensa. Il punto è che, dopo vedremo il dato, ma questi alberghi erano in forte difficoltà. Quindi o c'era un'azione di shock, come fare un'azione di shock per rianimarlo, o il destino praticamente era più o meno segnato, ma non solo per la vendita diretta, per l'albergo in generale. Solo raggiunto l'obiettivo di razionalizzazione, avremmo pubblicato il sito web nuovo e avremmo iniziato a dopparlo con le campagne pubblicitarie. Prima no. Cioè noi ci rifiutiamo di attivare campagne su alberghi che non si predispongono a queste azioni. Questo è il risultato. Quindi questo era lo share tra diretto e intermediario. Questo era lo share nel distribution mix dell'hotel che l'hotel aveva di diretto. Viaggiava su un diretto del 4%, del 6%. A maggio era sceso al 2% di share. A maggio abbiamo pubblicato il sito nuovo, le tariffe razionalizzate e le campagne, e quello è stato il salto che ha avuto nei 3 mesi successivi. Questa è la variazione anno su anno. Quindi un albergo che stava già facendo un prenotato, vendite, diretto più basso dell'anno precedente, fino a un crollo del 50% a maggio, ad un rimbalzo che è arrivato a quasi al 200% in soli 2 mesi. Questo per dirvi che le opportunità ci sono, ma richiedono impegno e costanza e propensione all'investimento. Questi risultati non sono ottenibili solo da pochi hotel belli, ma sono ottenibili da molti hotel. L'albergo del caso che vi ho fatto prima non è un albergo che ha un'ottima reputazione, anzi è un albergo che ha una reputazione piuttosto bassa, però avete visto che può vendere anche se c'è la bassa. Figuriamoci che cosa può fare un albergo che ha un prodotto, una qualità elevata e una reputazione elevata.
e ovviamente queste cose bisogna che le facciamo assieme, che farlo da soli, buttandosi a utilizzare questi strumenti senza le competenze specifiche necessarie è un bagno di sangue. Il mio intervento è finito, ringrazio per l'attenzione. Grazie Marco, ma continuiamo. Dateci un secondo perché voglio fare come ieri e spostare queste sedie per avere un colloquio più diretto con voi all'inizio del palco ed invitare gli altri partecipanti al dibattito, perché le domande sono tante che mi vengono in mente. Quattro, sì, prendiamone uno. No, Gianluca da Terza e TripAdvisor era uno dei partecipanti al dibattito, si è portato direttamente la sedia. Invito sul palco anche Stefano Lombardi, a capo dell'e-commerce di Best Western. Io mi metto qua giù in fondo. Allora, quanti microfoni abbiamo? Ecco, magari un paio di microfoni si possono girare fra loro. La prima domanda che faccio a tutti e tre viene da una considerazione. Abbiamo cominciato 2 giorni fa facendo vedere dei dati certificati Focusrite, dove c'è un dato netto nei prossimi 5 anni, ovvero un declino e un abbassamento della quota di mercato delle OTA rispetto al mercato generale. Un abbassamento anche abbastanza consistente, quindi di 5 punti da qui al 2021 sulla percentuale della loro quota di mercato. E tutto questo va verso l'online diretto del mondo del turismo, quindi che siano alberghi, compagnie aeree, tour operator o quant'altro. Il giorno dopo poi ne abbiamo un po' parlato con le 2 OTA principali che erano qui sul palco, ovvero Booking e Expedia, che in qualche modo hanno un po' glissato su questo argomento. Sì, però in termini generali noi continuiamo a crescere, eccetera, eccetera. Ma oggettivamente non hanno dato una vera e propria spiegazione su questo, insomma. Oggi siamo liberi, c'è sì un player importante del mercato come TripAdvisor su questo palco, ma TripAdvisor, Gianluca mi insegna, ha sempre detto noi non siamo un OTA, anche se ci hanno un po' provato negli anni passati. E quindi vorrei dire, Expedia e Booking non ci sono. Come vedete, è realtà quello che sta succedendo? Cioè c'è uno swift verso l'online diretto e tutto quello che ci ha fatto vedere Marco sta accadendo molto più velocemente? Partiamo da... C'hai il microfono in mano, Stefano, dai. Allora, sì e no, nel senso che noi come catena stiamo vivendo una serie di trasformazioni nei rapporti con le OTA, soprattutto con le principali. Parla un po' più sì, forte. Che fa sì che in realtà ci sia una sorta di distribuzione congiunta, quindi il fatto di integrare la distribuzione dei principali OTA nei nostri sistemi fa sì che sfruttiamo anche l'effetto di presenza sulle OTA per poi ottimizzare la disponibilità. Peraltro però degli indicatori sulle principali OTA in calo li abbiamo registrati anche noi nel passato. Da una parte è una battaglia con le OTA, è una battaglia che si può combattere con tutti gli strumenti che ha elencato Marco fino adesso, che è difficile da combattere sicuramente. Dall'altra è un po' in realtà sfruttare il massimo dal mix distributivo, quindi stare sulle OTA al meglio, perché anche loro, oltre ai meta, sono un ottimo punto di quantomeno di visibilità, e ottimizzare invece la distribuzione in modo da minimizzarne i costi. Questo a grandi linee. Gianluca. Ok, innanzitutto mi riprendo quello che tu hai detto, no, di TripAdvisor, che ha cercato di fare l'OTA. Eh no, ma
No, avete ragione, non ci siamo riusciti, ma perché? Perché volevamo fare le cose complesse, no? Cioè noi non volevamo fare gli OTA, volevamo fare gli OTA e i metaserci insieme. Quindi non ci siamo riusciti perché era impossibile. E poi abbiamo preso un'altra strada che comunque ci sta invece avvantaggiando. E quindi adesso rispondo alla domanda. Io non ho tutti i dati completi, ho il dato, quello generale di cui tu parlavi, riguardo il calo degli OTA, e poi vedo un altro dato che metto insieme e raggiungo le conseguenze. L'altro dato è quello, sempre di Focusrite, della porzione di referrals, cioè il traffico che viene inviato dai metasearch a un altro sito, che può essere il sito di un hotel o il sito di un OTA, e nel corso degli anni, facendo proprio paragonando, comparando i vari metasearch, in ogni metasearch, magari più in uno, più in Google e in TripAdvisor, meno in Trivago e Kayak, si può vedere che fra un anno e l'altro cresce sempre di più la quota di referrals che viene inviata agli hotel, diminuisce la quota di referrals che viene mandata agli OTA. Quindi io raggiungo la conclusione e dico: se c'è un calo degli OTA, probabilmente questo è dovuto al metasearch. Ma perché è dovuto al metasearch? Perché gli hotel cominciano a investire sul metasearch. Questo io lo posso dire, un altro dato che posso portare sul tavolo. Quindi, poiché cominciano a investire sul metasearch, cominciano a essere visibili su questo strumento, la gente ha più opzioni e sceglie molte volte l'opzione hotel. Semplicissimo. Passa il microfono a Marco. Allora, la domanda è intrigante, nel senso che per noi che lavoriamo da 22 anni per cercare di portare equilibrio nel sistema distributivo globale, rimettendo al centro i fornitori, chi ha il prodotto, non il mediatore che lo commercializza, potrebbe essere praticamente un momento di svolta che sta segnando una svolta epocale. Confermo che i dati di Focusrite, che sarà un meno nei prossimi anni, noi abbiamo dei sentori che sono parecchio più allarmanti in alcuni casi per quanto riguarda noi Navigata, praticamente perché siamo partiti a Venezia sostanzialmente che in questi primi mesi, parlo anche del caso dell'albergo che vi ho mostrato prima, incominciavamo a percepire che le OTA, prevalentemente Booking, stavano calando notevolmente. Quindi non parliamo del 5%, parliamo di crolli del 40-50%. E abbiamo detto, beh dai, è questo gruppetto di alberghi che ha qualche problema. Poi cosa è successo? A marzo, io sono anche, siedo nel direttivo di Confindustria Turismo a Venezia, che un responsabile di una grande OTA viene a trovare il nostro presidente e confida che tutta Venezia è sotto del 30% nel primo trimestre. Oh, quella non è solo l'albergo, allora qua c'è qualcosa di più. Ovviamente noi vediamo questi cali nei channel manager dei nostri clienti, a Venezia ne abbiamo 70, un centinaio di clienti, però non vediamo tutta l'offerta. E un primo sentore ce lo dà Booking direttamente, la ragione che Booking dà è gli albergatori veneziani hanno sbagliato il prezzo. Cioè l'anno scorso hanno chiuso un anno record per l'Italia con Venezia che c'era la Biennale, gli albergatori veneziani partono con il prezzo, poi decidono alla fine del 2017 il piano tarifario per il 2018 e la tariffa di partenza non è la tariffa di partenza magari considerando che quest'anno la Biennale non c'è,
una tariffa di partenza uguale a quella che c'era a gennaio 2017, che ha portato a chiudere un anno record, ma la sparano più alta del 20-30%, perché dicono anche quest'anno faremo il botto. La morale è che il botto non c'è e le tariffe hanno cannato i primi 3 mesi. E dico, vabbè, è un problema di Venezia. Sono 3 giorni che sono qua in fiera con lo stand qui in TTG, mi arrivano da Lucca, mi arrivano dalla Campania, mi arrivano da Firenze, mi arrivano dalla Sardegna, mi arrivano dalla Sicilia, tutti con lo stesso problema. Buchi mi ha calato del 30, 20, 50, 60. Alberghi che mi dicono, se non avessi riaperto i miei contatti con i gruppi che ho mollato 10 anni fa, io quest'anno avrei dovuto chiudere l'albergo. Buchi mi sta facendo il 60% in meno e io avevo il 70% della distribuzione con lui. Quindi che cosa è successo? Si sta materializzando quel percorso dal mio punto di vista. Io poi ogni tanto dico anche delle cose che magari qualcuno mi dice un matto, nel senso cosa sta dicendo. Però avendo parecchia storia alle nostre spalle, chi conosce la storia e ci ha partecipato forse ha un po' più di capacità di capire dove il futuro sta andando. E sta succedendo quello che era normale che succedesse, cioè si è rotto quell'equilibrio virtuoso in alcuni casi, ma forse vizioso, diciamolo così, questo patto basato su degli economics tra Google e le due OTA tipiche. Perché? Perché quello spazio su cui Booking e Expedia hanno creato i loro colossi, che erano quei due linketti di AdWords che stanno in testa alle ricerche. 15 anni, tutto lì era. Quello spazietto era riservato a due, quindi c'era poca competitività. E c'era quasi un accordo implicito a dire io devo spendere un euro, Booking, ma tu Google devi portarmene 15 di incasso. Quindi aiutami con i tuoi algoritmi, aiutami con tutte le tue funzioni che sono poi rilasciate solo ai top client di Google, a vincere questa partita, a farmi stare in piedi con la mia equazione, un dollaro speso e 15 devo incassarli. Io vorrei riprendere il tuo discorso, anche c'è da dire, tu stavi parlando un po' della ricerca orizzontale su Google, sul search engine, no? Dobbiamo dire che questa è sempre meno utilizzata, quindi il traffico si sta muovendo sul meta search, e sul meta search, secondo me, ma credo secondo molti, quello che sta succedendo è che gli hotel non solo stanno investendo, ma hanno più coraggio nel proporre prezzi concorrenziali rispetto a Booking, cosa che non avveniva in passato, e poi anche uno dei punti di forza di Booking in passato è sempre stata la customer experience, no? Cioè il fatto di avere comunque, di darci un'esperienza sul sito che fosse superiore a quello dei siti, soprattutto degli hotel, cosa che invece anche qui sta perdendo la propria competitività, perché gli hotel stanno investendo molto proprio su questo, cioè i siti grazie ad agenzie di marketing eccetera stanno aumentando la loro forza proprio sull'uso. Però questo cambiamento, che ha ragione, io adesso ho puntato su AdWords per semplificare, ma questi due spazi riservati che avevano su AdWords con l'inciuccio Google OTA ce l'avevano anche fino a qualche tempo fa su TripAdvisor. Vi ricordate che prima del 2010 TripAdvisor non apriva i siti ufficiali, ha aperto, quindi c'era comunque una sorta di complicità che permetteva a queste due aziende di generare enormi ricavi perché ci avevano degli spazi riservati. A un certo punto questi spazi come mai si sono allargati? Ma che TripAdvisor? Se nel 2010 volevamo nel 2010 investire sugli hotel, non c'era proprio tecnologia. Infatti, giusto, esatto. Cioè, esatto. L'opportunità erano soltanto gli OTA, non esatto, c'era altro. Quello che possiamo dire, lo dico ai presenti,
Io ho percepito un momento in questo TTG, perché ne stiamo parlando da tre giorni, che abbiamo nella prima giornata abbiamo fatto vedere i dati e abbiamo mandato questa slide, OTA declining. Ricordatevelo quello che abbiamo detto oggi su questo palco, perché fra qualche anno potrete dire al TTG del 2018 mi avevano avvertito che qualcosa stava cambiando, perché ne parlano in pochi. Mi ricordo, vi rammento un episodio che è successo a me personalmente quando organizzavo BTO. Nel 2009 salì sul palco di BTO Marco Montemagno e cominciò a parlare di Airbnb dicendo che sarebbe stato un cambiamento epocale. Nessuno lo prese in considerazione, me compreso, d'accordo? Disse ma che è una startup, sta Airbnb, eccetera eccetera. In una BTO successiva, diversi anni dopo, Montemagno mi ha inviato un video dicendovi nel 2009 io ve l'avevo detto. Ecco, quello che sta succedendo e che loro vi stanno spiegando così bene è che in quest'anno io stesso, che sono un albergatore, percepisco un fortissimo cambiamento nella distribuzione. Probabilmente Google per tanti anni si è preparato una strategia con tutti impauriti che dicevano vabbè, adesso se entra in campo Google diretto chissà che cosa succede. In realtà diretto non l'ha mai fatto, ma adesso sommessamente si è messo a cambiare le cose, perlomeno questo è quello che penso io, e la distribuzione oggettivamente sta cambiando. Un'altra domanda che vi faccio è, in realtà, secondo, è sempre una mia opinione, le OTA questo cambiamento lo hanno avvertito già da molto tempo, perché se pensiamo tutte di loro si sono comprate un metasearch, Booking si è comprata Kayak, Expedia si è comprata Trivago, Ctrip si è comprata Skyscanner, quindi questo cambiamento era già stato individuato da loro per tempo. Però non so se li porterà a cambiare, magari faranno meno soldi sul Booking diretto e più con i loro metasearch in qualche modo. Che ne pensi, Stefano, tu che vedi? Allora, volevo aggiungere solo una cosa al volo sul discorso del calo delle OTA. Quando è che è il problema? Quando è che diventa un problema il calo? Quando lo share di quel canale è molto rilevante. Chiaramente Booking ed Expedia hanno share molto alti. Però si combatte ancora prima questa problematica che arrivi con le azioni che esemplificavi prima. Quindi se noi apriamo al 100% a questi tipi di canali che esauriscono immediatamente l'inventario, è ovvio che quando il calo è del 40% avrà un problema. E questo è quello che probabilmente raccontando molto rapidamente prima volevo provare ad accennare. È il mix che è importante, sfruttare tutte le leve di presenza, anche solo di presenza, per ottimizzare poi la situazione, cioè di modo che quando occorre che c'è un calo, per ragioni anche esogene, come probabilmente in questo caso, si è pronti ad affrontarlo ed è positivo da un certo punto di vista. E per tornare al discorso che facevi adesso, io sinceramente, personalmente, non ho ancora capito quanto siano indipendenti o meno i vari business plan delle OTA rispetto a quelli dei metasearch di proprietà. Quanto siano indipendenti, quindi... Nelle attività e nel modo di ottenere, diciamo così, aumentare il fatturato e ottenere risultati. Perché nei mesi scorsi, adesso neanche l'anno scorso, ci sono state varie questioni legate agli investimenti delle OTA sui metamotori, laddove Booking stesso a un certo punto ha deciso di non investire più, o si diceva, o di ridurre gli investimenti, per tutta una questione anche legata alle tariffe distribuite. Quindi lì non lo so come risponderti, se hanno pensato, ce li compriamo perché comunque a livello globale si sposta il potenziale di fatturato dall'OTA pura. Ti interrompo per dirti, ieri ho fatto una domanda diretta ad Expedia, perché questo problema di declining è fortissimo per Booking, un po' meno per Expedia, e la domanda verteva sul fatto che Expedia ha cominciato a far apparire le tariffe di Trivago all'interno della tariffa di Expedia, che è personalmente per,
io che ho un albergo, tu che gestisci una catena, l'e-commerce di una catena è devastante, molto più devastante di altre cose, perché e la risposta di Expedia è stata per certi versi un po', ha spostato il problema, ha detto vabbè, ma noi siamo un'agenzia di viaggi, vendiamo pacchetti, li abbiamo sempre venduti, e quindi in qualche modo dicendo che quella connessione diretta con Trivago, perché è loro in questo momento, sì c'è ma non è così forte, in realtà io e te che combattiamo sul mercato tutti i giorni, la vediamo, cioè quella tariffa arriva all'interno del pacchetto e devasta molto più che vederla su un metasearch, perché su un metasearch è difficile trovare per noi tutte le stesse tariffe. Peraltro, l'altra cosa che volevo aggiungere è l'acquisto dei meta è stato molto tempo fa, quindi già subodoravano molto, probabilmente. Sì. L'altro tema, l'altra arena su cui combattono adesso, ed è un po' il combattimento generalizzato di tutti, è quello dell'esperienza, poi, no? A mio parere, perché le OTA stesse hanno spostato il pallino mostrando come selling proposition la possibilità di cancellare facilmente, e quindi hanno reso tutto molto più fluido. Quindi adesso un po', grazie anche a Google e grazie anche ai meta che si spostano su, agli OTA che si spostano su questo, c'è la rincorsa all'esperienza, al completamento dell'esperienza. Acquistiamo startup che vendono prodotti aggiuntivi. Vedete l'ultima acquisizione di TUI, che ha acquistato Musement. Google che si lancia in America con le esperienze local, quindi Google Trips che hai citato. C'è effettivamente un ambiente molto fluido in questo, quindi... Gianluca, col senno di poi si poteva tenere TripAdvisor e Expedia? Non poteva, insomma non è stata una decisione del management. Comunque, solo per rispondere alla tua domanda, io ecco, ho saputo, poi non so se sono voci ufficiali o no, però era forte sta cosa che, sapete, quando è stato... Trivago, è inutile dire che spende tanti soldi in pubblicità, lo sanno tutti, lo sa pure mio figlio di 6 anni che vede la Boeing, cioè, c'è anche lì Trivago, no? E quindi cioè, spende massivamente in tutto il mondo, abbiamo fatto anche delle ricerche per vedere quanto spendono i nostri competitor, loro in pubblicità spendono tantissimo. Quando ci fu l'acquisizione, la prima cosa che Expedia disse fu ma adesso abbassiamo sta voce qua di costo perché state esagerando. Poi però invece non è successo. Poi non è successo. E quello ti dice, no? È un indice che ti dice aspetta, non è che più come prima, qualcosa sta cambiando. Magari il metasearch da prodotto fondamentale fra 5 anni, forse già adesso il prodotto fondamentale, e lì dobbiamo continuare a puntare. Io sto aspettando il punto quando loro decideranno di calare, me ne accorgerò perché li vedo dappertutto, però ancora non succede. Pensa, questa è una domanda invece faccio a Marco. Abbiamo ancora qualche un secondo di questo per dire che per me è abbastanza chiara la situazione, cioè Google e TripAdvisor sono gli unici meta indipendenti e Google e TripAdvisor sono i motori di questo cambiamento. Le OTA hanno comprato i metasearch semplicemente per pagare meno il click, perché il loro costo di acquisition a seguito dell'aumento della competitività dentro il metasearch era diventato alto rispetto all'equazione, punto. Noi lo saremo per poco ancora perché saremo acquisiti da qualcuno, cioè ormai sempre da anni saremo acquisiti da qualcuno. L'ultima cosa, Booking Blog mi pare, no? Di Simple Booking, no? È bello, ha fatto un articolo, tanti contatti eccetera. Quindi che è Amazon? Secondo noi TripAdvisor potrebbe essere acquisita nei prossimi anni. È una notizia questa qua, a tutti noi potrebbe succedere qualcosa. In realtà Gianluca vi compro io, non ve l'ho ancora detto, okay. Ma sto pensando di comprare. Se ti avanza qualcosa, comprami anche a me. No, la domanda per finire, perché il nostro tempo sta per finire, ma ricordate però questo panel,
I pochi che sono qua, ricordatevi questo funnel, che fra 3 anni lo rifacciamo e vediamo, perché secondo me quella quota di mercato che Focusrite ha stimato in 5 punti sarà ancora meno delle OTA. C'è alle viste un altro cambiamento, ne ha parlato Google ieri, ovvero come cambierà l'approccio della prenotazione dei millennials con i voice assistant, Alexa, Google Home, il Mac Pod, l'Apple Pod che arriverà, e nei prossimi 4-5 anni è previsto un booming. È vero, dicevo, sì. io mi sento deficiente a parlare no, a queste, allora io vi do dei queste dati, macchinine. Vi do dei dati che, essendo partner privilegiati di Google in ambito travel, partecipando ai forum degli integration partner, Google ci trasferisce questi insight sostanzialmente. E vi do solo un segnale, nel senso che l'anno scorso, lo era da 2-3 anni, Google si presentava a noi partner come The Mobile Company. Cioè, da quando sono nati, nel 98, fino al 2012-2013, era una search company. Dal 2013 al 2017 si sono presentati a noi partner come mobile company, perché vedevano che le ricerche dell'utente passavano dal desktop classico search al ricerca con mobile. Quest'anno, con sorpresa, si sono presentati come The Assistant Company, dicendoci che il 20% delle ricerche negli Stati Uniti vengono già effettuate dalla macchinetta dentro casa di Google, piuttosto che in macchina, piuttosto che in giro. Qua è una nuova sfida, perché le aziende come la nostra dovranno riuscire ad intercettare e a proporre prezzi e disponibilità dei vostri siti non più attraverso dei dati trasferiti in un monitor, ma attraverso dei dati trasferiti con la voce. È un percorso sicuramente in crescita, avrà sicuramente delle penetrazioni più o meno veloci nei vari mercati in base alla maturazione del mercato, ma se pensiamo che Google sia, diciamo così, il motore generale del cambiamento, perché è in grado di intercettarlo questo cambiamento, perché noi lasciamo traccia nei suoi sistemi di quelli che sono i nostri desiderata, quella sembra essere la strada abbastanza veloce, perché sinceramente non mi aspettavo che a marzo di quest'anno si posizionassero in modo così deciso sulla ricerca vocale. Pensavo fossimo ancora un po' più indietro, invece non è così. Posso aggiungere? Sì. Infatti Expedia, per esempio, ha appena annunciato le sue action su Google, Google Assistant, e si muove in questo senso. Vedremo anche i Meta cosa faranno in questo senso, ma tutti bene o male si stanno muovendo sulle tecnologie integrate di voice assistant più intelligenza artificiale, che sia conversazionale scritta, che sia parlata. Sinceramente anche io mi sento un po' stupido a parlare col telefono, però anche Google ha lanciato i nuovi telefoni Pixel che rispondono per te, per esempio. Però mia figlia parla solo col telefono, mentre io mi sento anch'io un po' in imbarazzo a parlare alla macchinetta. Le nuove generazioni parlano con Siri, parlano con OK Google, parleranno con Alexa, e quindi un'ultima battuta da Gianluca? No, abbiamo invece noi, ecco, parlando di MetaSearch e di cosa stanno facendo per il futuro, abbiamo preso una strada un po' diversa, che è quella della condivisione, quindi diventiamo social. Non so, ecco, si è saputo qualche settimana fa, c'è stata la presentazione di questo progetto che partirà poi da prima della fine dell'anno. Io lo sto già usando, perché abbiamo un account che è già social, quindi TripAdvisor è praticamente lo stesso sito, ma si aggiungono delle funzioni. Pensate a Facebook, pensate a Twitter, quindi voi potete condividere i post, creare post, condividere i post degli altri, comunicare con tutti gli attori, questo sarà bellissimo, instant messaging con tutti gli attori, quindi hotelier, viaggiatori, utenti, eccetera, quindi postare foto, eccetera, tutto. Guarda, per concludere ti dico, secondo me questo, spero che siate a tempo, perché secondo me TripAdvisor avrebbe dovuto farlo già qualche anno fa questa cosa, e comunque vedrò Stephen Kaufer alla Focusrite Conference fra 2 settimane,
qualche domanda, se me la fanno fare gliela faccio. Volevo fare due battute proprio in riferimento a TripAdvisor, che ritengo che abbia fatto proprio la mossa che lo porta a consolidare il suo ruolo e a diventare e ad andare al top del funnel sulla fase ispirazionale, quindi è stata secondo noi forse la mossa più azzeccata che ha fatto in questi anni, e poteva farla prima, come dici tu, rispetto a instant booking o altre mosse che erano state fatte. Poi volevo dire anche un'altra cosa, che oggi siamo in pochi, non so quanti albergatori ci sono, ma spero possano diventare una cassa di risonanza per quello che ci siamo detti oggi. A Berlino, alla fiera più importante internazionale in Europa che abbiamo, e al VTM a Londra, se voi andate in giro per la fiera, vedrete la quantità di aziende a livello internazionale che stanno puntando il loro supporto agli albergatori sulla vendita diretta, e i panel che parlano della vendita diretta sono pieni. Qui siamo in pochi, e di aziende che parlano esplicitamente di vendita diretta in fiera c'è solo la Nozio. L'Italia è assuefatta dalle OTA, speriamo che qua ci siano quelle elementi che possono un po' alla volta svegliare l'Italia da questa grande appisolata che si è fatta. Io ho fatto fare una foto perché, come ho detto, fra 3 anni gli diciamo, noi ve l'avevamo detto. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti, Stefano Lombardi, Gianluca Laterza, Marco Baldan. Ci vediamo più tardi. Grazie.